giornata eccezionale, siamo in Sardegna per il 13° appuntamento del Mondiale Rally 2004 e noi di Sport Italia per la prima volta in chiaro una diretta di una prova speciale completa di un rally. È la prova speciale numero 10, la prova di Lovia Avra, 4 km 200 metri, 13 telecamere lungo il percorso, 6 nella fase iniziale, 6 nella fase finale e un elicottero che cercherà di seguire le immagini migliori della gara, una gara che vede al momento al comando Petter Solberg, davanti fin dalla prima prova speciale di ieri. Il pilota della Subaru Impreza sta attaccando, non ha più tempo da perdere, ma alle spalle molto minaccioso Markus Grollom e Sebastian Loeb. Vediamo le immagini della prova, giornata splendida in Gallura, siamo a una cinquantina di chilometri da Olbia, tanto pubblico si è fatto lungo le curve di questa prova speciale. Una prova, vi dicevo, di 4 km e 200 metri, ricavata sulle strade di Calangianus. Il chilometraggio è relativamente contenuto, però è una prova estremamente spettacolare, con un'ampia carreggiata, un fondo compatto e ben levigato, con poche possibilità di taglio. Una prova dunque che, come le altre prove speciali di questo Sardegna, può fare la differenza. Ma vediamo già le vetture allineate, vetture che partiranno due minuti una dall'altra, con la prima auto sul percorso dopo gli apripista e la Ford Focus di Anthony Warbold. L'attesa prosegue, vi dicevo, della classifica. Diamo un occhio, Petter Solberg, vi dicevo, al comando della gara, si è aggiudicato anche oggi le prime tre prove speciali della giornata. Un martello pneumatico dunque, il campione del mondo uscente, non ha niente da perdere, deve recuperare, deve guadagnare punti preziosi quando mancano con questa gara Italia-Sardegna 4 rally al termine, perché dopo l'Italia ci trasferiremo in Corsica, successivamente in Spagna e poi tutti in Australia. Ecco la Ford Focus ancora in versione 2002 di Anthony Warbold, figlio di un noto rallista nonché team manager ai tempi d'oro della Mazda. Si stanno preparando i piloti, vi dicevo, tre tratti cronometrati stamattina, poi questa prova speciale in diretta e poi si ripetono le tre prove della mattina. Mattina che ha avuto una rimonta incredibile a parte del nostro Andrea Navarra. Andrea è risalito in quinta posizione con una Subaru del team Subaru Italia Aymont Racing. Ma Solberg ora ad amministrare 55 secondi. Loeb ha scavalcato Markus Grollom che ha avuto proprio parecchi problemi stamattina e non lo troviamo nelle prime posizioni in classifica. Dunque Loeb secondo, terzo Carlos Sainz, due Citroen sui gradini più bassi del podio, virtuale, momentaneo, e poi a inseguire Marco Martin, Ford Focus, una leggera toccata stamattina, però è ancora in gara il nostro Andrea Navarra, François Duval, Ennis Solberg e Gigi Galli, incredibile, ottavo assoluto con una vettura di gruppo N. Dunque il pilota italiano, se dovesse finire adesso la gara, avrebbe conquistato anche un punto nella classifica mondiale, anche se corre con una vettura che ha circa 80 cavalli in meno delle VRC. Eccole le VRC, parliamo un attimo di queste vetture per chi non segue quotidianamente i rally. Sono tutte vetture sovralimentate, 2 litri turbo, circa 340 cavalli, trazione integrale, cambio sequenziale a 6 marce, meno che per la Peugeot 307 che utilizza un cambio ancora a 5 rapporti. Ecco l'ultimo ricognitore di lui, Miki Biasion, l'ex campione del mondo ai tempi della Lancia. Anche per lui una vettura ad apripista decisamente veloce, ma eccoci con Anthony Warbold, è partito. Seguiamo i tempi del giovane ragazzo tedesco, solo non in classifica, staccato di 16 minuti dal leader della corsa. Dunque vedete le prime curve, molto belle da vedere anche le immagini del paesaggio della Gallura, con questi sassi che costeggiano le prove speciali. Non si può commettere il benché minimo errore, e la polvere che ha condizionato un po' le prestazioni di parecchi piloti già nelle prove di questa mattina. Fa caldo, fa secco, è secco in Sardegna, dunque una polvere che si solleva impalpabile, crea qualche problema di visibilità. Seguiamo Warbold, vediamo di avere magari qualche intertempo con l'aiuto della grafica. Nel frattempo siamo saliti sull'elicottero per seguire la Ford Focus. Anthony Warbold, un pilota che grazie a un cospicuo budget si può permettere di partecipare a tutte le prove del campionato del mondo.
è ancora un pilota relativamente acerbo, deve crescere, ma con questa opportunità farà sicuramente tanta tanta esperienza. Lo troviamo 19esimo nella classifica del Mondiale Rally con 2 punticini, uno conquistato in Turchia e il secondo in Giappone. E intanto si sta preparando Henny Solberg, il parente dell'altro Solberg in testa alla gara e secondo nel mondiale, con una Peugeot 206 versione 2003 del team francese Bosian. Al momento Henny Solberg è 7° in classifica, dietro a François Duval e al nostro Andrea Navarra. Vediamo sbucare la vettura dalla vegetazione, una prova di 4 minuti. Vediamo il tempo, è una prova dove le medie sono relativamente contenute, è un po' la caratteristica di questa gara isolana, per la prima volta inserita nel campionato del mondo. Seguiamo ancora Warbold. Non prende rischi, non ha niente da giocarsi. Importante per lui è maturare esperienza anche qui in Sardegna, in questa prova del mondiale. E mentre seguiamo Warbold, vi ho detto del nostro Galli 8° assoluto, e poi altrettanto interessante è la gara di Mirko Baldacci, risalito in 11ª posizione, secondo tra le vetture a 2 ruote motrici, perché il Rally Super Mag Italia Sardegna, oltre a essere valido come 13° appuntamento del Mondiale Rally, è valido anche come 5ª prova del campionato internazionale riservato alle vetture 1006 a 2 ruote motrici. Ancora immagini su Warbold, ormai nella fase conclusiva della prova speciale, vi ripeto, prova speciale di Lovia Avra, disegnata accuratamente da Tiziano Siviero e il gruppo degli organizzatori sardi per permettere questa visione in diretta, vi ripeto, in diretta solo su Sport Italia. Ecco, nella fase conclusiva vi dicevo 6 telecamere nella parte finale della prova speciale ad accogliere il tempo di Anthony Warbold. Avremo così il primo riferimento che ci permetterà di fare una valutazione sui piloti che andranno a seguire. Un po' come avviene nello sci, si parte a posizioni invertiti nella seconda manche. Ed ecco Anthony Warbold alla fine della prova, 3:47. Ecco, abbiamo il primo riferimento del pilota tedesco. Vi dicevo, solo 9° in classifica. Ha tanti fans da parte del pubblico femminile. E sentiamo se ha qualcosa da commentare per la gara. Si avvicina, ci avviciniamo con una telecamera. È ancora molto concentrato. E vediamo intanto qualche rallenti che ci permette di valutare un po' lo stile di guida. E Anthony Warbold ci delizia con ancora qualche passaggio. Nel frattempo è pronto Solberg, Henny Solberg. Ritorniamo sulle prime telecamere iniziali, vi ricordo che per la prima volta passa in chiaro un canale terrestre immagini delle prove del campionato del mondo, e noi di Sport Italia siamo veramente contenti di accompagnare questo evento internazionale di altissimo livello e di altissima spettacolarità. Henny Solberg, vi dicevo, fa parte della famiglia Solberg, è uno dei tanti finlandesi che corrono nel campionato del mondo. Per lui una possibilità di correre con una Peugeot 206, che non dimentichiamo è la vettura che ha vinto un paio di campionati del mondo con Marcus Grollom, una vettura ancora decisamente competitiva. Poi il team francese della Peugeot quest'anno ha preferito passare anche per un discorso commerciale alla più recente 307 coupé, che però continua ad avere alcuni problemi di affidabilità all'idroguida, al cambio, e la 206, Solberg, l'altro Solberg si permette, ma guardate, interrompo un attimo, già 20 secondi nel primo intertempo per Henny Solberg, anzi siamo già alla fase conclusiva, dunque una leggera sintesi che ci permette di valutare le migliori immagini. 20 secondi Solberg rispetto ad Anthony Warbold, e parte Andrea Navarra, occhi puntati sul pilota italiano che non dimentichiamo è leader anche del campionato nazionale con una vettura di gruppo N. In questa gara il suo team, la Subaru Italia, insieme al team manager Uzzeni, hanno messo a disposizione del pilota di Cesena una versione VRC. Con questa vettura l'anno scorso Peter Solberg si è aggiudicato il rally di Gran Bretagna e ora il cesenate cerca di dare il meglio di sé
Non dimentichiamo però che questa Subaru è una versione meno evoluta di quella del campione del mondo uscente. Non utilizza il cambio al volante, però per la prima volta nella storia la ProDrive, il costruttore che sviluppa questa vettura da rally, che sviluppa la Subaru da rally, ha messo a disposizione del pilota italiano un assetto, cioè molle e ammortizzatori dell'ultimo stadio evolutivo e poi una centralina elettronica che permette al 4 cilindri boxer di avere tutta la coppia e potenza che ha anche Solberg. Navarro è partito giudizioso nelle prime prove, ha risalito gradualmente la classifica. Questa mattina si è un po' lamentato della polvere che ha trovato lungo il percorso, poi nella prima prova un incidente a una Peugeot 206 di Vouliot, lui se l'è trovata lungo la strada, ha perso una manciata di secondi, ma quello che è interessante è che Andrea Navarra adesso è in quinta posizione in una gara mondiale, è in coppia con Simona Fedeli, che è anche sua moglie nella vita. Pilota di Cesenate, ha cominciato con delle gare in pista, poi ha sempre corso nei rally, prima con la Toyota, poi con la Subaru VRX Gruppo A, ha vinto anche un campionato europeo, è arrivato secondo in italiano e quest'anno col Gruppo N è davanti. 3.16, miglior tempo finora per Andrea Navarra, ha rifilato 4 secondi in 4 km a Dennis Solberg con un altrettanto performante Peugeot 206. E direi che grazie a questo tempo si consolida in quinta posizione, ma parte Duval. Qui cominciamo con le vetture di altissimo livello, questa è una Ford Focus Evoluzione 2004, una vettura che con Marco Martin si è aggiudicata una gara quest'anno, il Messico. È sicuramente una delle vetture più affidabili, pensate, proprio nella gara scorsa la Ford ha festeggiato 40 arrivi consecutivi a punti con le Ford, prima Escort e poi Focus, questo la dice lunga sulla competitività, sulle prestazioni della berlinetta americana costruita da Michael Wilson, preparata da Michael Wilson in Inghilterra. Nubi minacciose non sulla Sardegna bensì sul team Ford, che non ha ancora messo a punto il budget per la stagione 2005. Duval, qui inquadrato, 23enne belga, è sul mercato, occhi puntati dal team Citroën, proprio in attesa di capire se la Ford proseguirà ad alto livello nel mondiale rally o deciderà di prendersi una pausa sabbatica in attesa dei nuovi regolamenti che dovrebbero arrivare nel 2006. Ancora immagini dall'alto e qui aumenta la spettacolarità. Qui siamo con i piloti professionisti, cioè piloti che vengono pagati per correre. Aveva fatto scalpore alcuni anni orsono il contratto di Colin McRae, 10 miliardi delle vecchie lire all'anno. Duval sicuramente, parliamo almeno di uno zero in meno, però è un pilota ufficiale, è un pilota che ha una grande carriera davanti se pensiamo che ha solo 23 anni il belga. Attenzione al tempo, sarà interessante vedere nei confronti di Andrea Navarra cosa succederà. Andrea Navarra, le Subaru gommate Pirelli, tutte le altre vetture con pneumatici Michelin. 3.17, ha rifilato 3 secondi, solo 3 secondi in 4 km ad Andrea Navarra, dunque direi che il pilota italiano con una vettura meno performante del belga ha staccato un ottimo tempo. Ecco Duval Prevot a fine prova. Sono veramente contento di poter commentare per la prima volta in chiaro una diretta mondiale di un rally mondiale. Io ho avuto la possibilità di correre nelle passate stagioni proprio qui in Sardegna e vi assicuro che è una gara spettacolare, poi un grande, un calorosissimo pubblico sardo che segue da vicino questi tre giorni di gara che seguiremo anche domani ancora con Sport Italia e poi con le immagini serali di Eurosport, il canale satellitare, stasera sabato alle 23.30, mezz'ora delle migliori immagini della giornata con sicuramente anche queste riprese in diretta che verranno passate anche stasera. Continua a far caldo, ci sono 28 gradi sull'isola, questo ha creato qualche problema nella scelta dei pneumatici, gran lavoro da parte dei tecnici alle assistenze, tra l'altro quest'anno le assistenze sono state ulteriormente ridotte, un solo parco assistenza a metà gara, dunque si percorrono tre prove speciali con gli stessi pneumatici. E siamo con Marco Martin, uno dei piloti che ancora può giocarsi il campionato del mondo, matematicamente è terzo in classifica, staccato di 33 punti da Sebastian Loeb. Al momento Marco Martin è quarto in classifica a 2 minuti 04 da Sebastian Loeb, un pilota fortissimo, un pilota che forse potrebbe passare a Peugeot nella stagione 2005, un pilota che quest'anno si è aggiudicato una sola gara, il Messico,
tante volte al podio, bruttissimo incidente in Argentina dove è volato fuori a 200 all'ora, ha disintegrato la macchina, si è rotto perfino il casco, ma fortunatamente il pilota Aston è ancora qua a deliziarci con la sua guida funambolica. Attenzione al tempo, Marco Martin 3.13, l'equivalente tempo del suo compagno di squadra con la stessa vettura, tempi analoghi. Ed eccoci a fine prova anche con il pilota dell'Est. Per lui 3 vittorie nel mondiale, 2 l'anno scorso, 1 quest'anno. E saliamo con la classifica, saliamo con le prestazioni. Carlos Sainz, 42 anni, un'icona di rally, 2 volte campione del mondo, 3 volte secondo. 26 gare, 26 vittorie al suo attivo, il pilota che ha vinto più di tutti gli altri piloti nel mondiale rally. Dietro lui 25 vittorie, Colin McRae 24, Tommy Mäkinen 23, Yuka Kekkonen. E Sainz quest'anno è stato ancora vincente, primo in Argentina. E il Matador probabilmente proseguirà con Citroën anche per seguire lo sviluppo della nuova arma da rally della casa francese, la C4. Carlos Sainz ancora una volta sta lottando per il podio, è terzo nella classifica provvisoria. Un pilota altrettanto generoso, vediamo come se la cava davanti agli occhi delle camere, delle telecamere in diretta di Sport Italia. Anche se dopo oltre 20 anni di corsa ad altissimo livello, penso che la tensione sia abbastanza contenuta, o meglio ben controllata, da Carlos Sainz e Marc Martin. Sentite anche il rumore del 4 cilindri in linea, lo stesso motore che equipaggia la Peugeot 307, polvere che ci permette, che non ci permette in me di valutare certe traiettorie, specialmente nelle riprese da dietro. Finora tutti i piloti partiti da questa prova speciale hanno concluso regolarmente la prova. Attenzione al tempo, 13.4, miglior tempo di Martin, 13 netti per Carlos Sainz. Veramente distacchi quasi da slalom speciale, molto vicini, 4 centesimi solo di differenza dopo 4 km e 200 metri. Anche nelle prove speciali di ieri abbiamo rilevato distacchi ridottissimi dopo prove speciali anche di 30 km, questo per darvi l'idea della competitività e del livello raggiunto in queste competizioni. E questo è Sebastian Loeb, leader incontrastato della stagione. Pensate, 5 vittorie quest'anno su 12 gare, molte volte sul podio, ha demolito gli avversari finora, l'unico che sembra poter tenere il ritmo con 4 vittorie è Peter Solberg, però a differenza del pilota finlandese Loeb è sempre arrivato a fondo, a punti, meno che in una gara, mentre Solberg ha 3 buchi neri nella sua classifica. Seguiamo Sebastian Loeb, ieri aveva l'ingrato compito di partire come prima vettura sul percorso, dunque doveva pulire la ghiaia, un handicap per i piloti che partono nelle prime posizioni, ma nonostante questo si è aggiudicato una prova speciale. Una prova speciale anche per, anzi due prove speciali per Marcus Grohlman, invece finora ben 6 prove speciali vinte da Peter Solberg, ben assecondato dalla sua Subaru e dai pneumatici Pirelli, che in questa gara sembrano avere qualcosa di più rispetto agli avversari della Michelin. Ma Solberg deve fare attenzione, perché Sebastian Loeb, nonostante abbia annunciato alla vigilia della corsa che lui punta ad arrivare, punta a recuperare qualche punto prezioso nella sua classifica, continua ad attaccare come un disperato. E attenzione al tempo, questo è un tempo che potrebbe insidiare i 3.13 secchi di Sainz. Rimane in sovrappressione il tempo di Marco Martin, ma meglio di Martin per 4 decimi il compagno di squadra di Sebastian Loeb. Loeb relativamente tranquillo, prende 1 e 2 che diventano 1 e 6 da Marco Martin, dunque non se l'è sentita di rischiare, o forse un piccolo problema in qualche curva quando i distacchi sono veramente così contenuti. Ogni valutazione è proprio, trova il tempo che trova. A fine prova il navigatore dà ai commissari, ai cronometristi, la tabella di marcia dove vengono segnati i tempi, poi aspetta un trasferimento sulle strade aperte al traffico e poi via per la prossima prova. Ma si butta nel tratto cronometrato anche la penultima tra le vetture di rilievo, poi proseguiremo con le altre auto. Questo è Marcus Grohlman, vi dicevo, 2 volte campione del mondo, quest'anno una vittoria
in Finlandia e una vittoria tolta in seguito alle verifiche tecniche a fine gara a Cipro, ma tanti errori, tante uscite di strada, tanti problemi meccanici per la 307, ma Marcus Grönlund vuole cercare di raddrizzare la stagione nelle ultime quattro prove che rimangono in questo mondiale. Il campione finlandese si è lamentato di questa gara, della sua vettura, perché lui dice: è una vettura molto bassa, la mia relativamente lunga e ho poca visibilità e nello stretto faccio fatica a vedere dove mettere le ruote, e con percorsi, con prove speciali così strette, con tanti sassi a bordo strada, è facile pizzicare un pneumatico, nella migliore delle ipotesi bucare o anche staccare una sospensione. Marcus Grönlund è sempre stato nelle prime posizioni, poi un problema oggi è retrocesso e sta correndo con la Formula Super Rally, non prende punti, cioè, in questa gara, però prosegue il suo apprendistato nella gara, non lo troviamo più nelle posizioni nella classifica assoluta, ancora una gara da dimenticare per il team Peugeot, ma vediamo se liberato da questi problemi di classifica Grönlund stacca un buon tempo o no. È ancora dietro a Carlos Sainz, miglior tempo, come avete visto il 42enne, la vecchia volpe madrilena, riesce ancora a dare il meglio di sé, specialmente davanti alle telecamere. Arriva Marcus Grönlund, vediamo se dal suo sguardo, da alcuni gesti, riusciamo a capire se ci sono stati dei problemi, ma attenzione a Petter Solberg, leader della gara, secondo in campionato del mondo, il campione del mondo uscente, numero uno sulle fiancate Subaru Impreza Pro Drive. Il suo compagno di squadra è uscito ieri per alcuni problemi, l'hanno rimesso in gara grazie, vi dicevo, alla Formula Super Rally, che permette anche alle vetture ritirate di proseguire la corsa anche se non prendono punti, a beneficio del pubblico e dell'esperienza degli equipaggi. Ma seguiamo Solberg, lui in questo genere di prove si è sempre veramente caricato, ha dato anche più del 100% di quello che può dare, ma sarebbe sciocco in una prova breve rischiare più del dovuto, specialmente per il leader provvisorio della classifica di questo rally Italia-Sardegna. Seguiamo dall'alto, guardate l'alettone che schiaccia l'aerodinamica, schiaccia l'aria, la polvere che rimane sotto il filo dell'ala, un'ala particolare che ha tanti snorkel, ha tanti supporti. Dunque anche queste vetture, che sono simili alle vetture di serie, almeno esteticamente, sfruttano un'aerodinamica messa a punto alla galleria del vento. Perché d'accordo, se qui in Sardegna le medie sono nell'ordine di 90-100 km all'ora, ci sono gare come l'Australia, la Nuova Zelanda, la Finlandia, la stessa Svezia, dove la media sfiora i 120-130 km con punte di oltre 200 km all'ora. Guardate che spettacolo, è arrivato larghissimo con la vettura di coltello. Ha toccato la macchia mediterranea, ha sfruttato molto di più della strada e guardate il tempo, 3 secondi e 7, vi dicevo, non aveva da rischiare, ma lui è un campione generosissimo. E dopo questo passaggio, dopo i primi attori di questa gara, diamo un breve spazio alla pubblicità. Prendono e non tolgono punti nel Mondiale Rally. L'anno prossimo il team ceco punterà su Armin Schwarz e probabilmente ancora Tony Germeister. Team ceco che, a partire anche dal Rally di Catalogna, tra due gare avrà 3 vetture, 3 Skoda Fabia inserite nel campionato. Una vettura che era partita con grosse ambizioni l'anno scorso con Didier Auriol, il francese campione del mondo uscente, campione del mondo nel 94, l'ultimo francese sul gradino più alto del podio. Poi alcuni problemi tecnici, specialmente a livello di trasmissione, avevano fatto arenare il programma del team Skoda. Poi quest'anno una pausa riflessiva. È arrivato l'input dalla casa madre, non dimentichiamo poi che Skoda fa parte del gruppo Audi Volkswagen, sono arrivati i soldi, gli ingegneri, i tecnici dalla casa madre, e dunque la Fabia crescerà nella prossima stagione, in questo fine di anno e nelle prime gare dell'anno prossimo, e sicuramente la vedremo nelle primissime posizioni. Seguiamo Tony Germeister, 27 anni, alcuni anni or sono davano Tony Germeister come uno dei prodigi del campionato del mondo rally, uno dei migliori giovani emergenti, poi alcuni problemi prima con Seat e poi con Skoda, e Tony Germeister ora sta cercando di risalire la china, ma come vedete distacchi ancora relativamente importanti, 6 secondi e 7 in 4 km, e Tony Germeister insegue. Diamo un'occhiata alla classifica della prova, miglior tempo Petter Solberg, Subaru Impreza 3.093, Carlos Sainz 3.13,
Marcus Grollon 3.13.3, Marco Martin 3.13.4, Duval 3.13.8, Andrea Navarra settimo, poi Annie Solberg, Anthony Warbold e via via tutti gli altri. Mentre arriva, attenzione, Gigetto Galli da Livigno, il pilota più spettacolare del mondiale gruppo N. A me non piace usare la parola sfortuna, però Gigi Galli quest'anno è stato veramente condizionato da tanti imprevisti e aveva cominciato la stagione a bordo di una VRC a Monte Carlo. Nella terza prova aveva staccato il quarto tempo, forse una delle migliori prestazioni della Mitsubishi in versione VRC. Poi, scusate, alcuni problemi tecnici. Prosegue il campionato del mondo anche su una vettura gruppo N della Rally Art Italia, seguita da Mario Stagni. Anche in questo caso ottimi tempi, sempre davanti, poi qualche problema meccanico di troppo. Però Gigi Galli è un grande campione, ha 30 anni, può ancora crescere. Speriamo tutti che l'anno prossimo la Mitsubishi, che ha riconfermato l'impegno nel Mondiale Rally, tenga ancora sotto l'ala protettrice il giovane pilota italiano, che è l'unico pilota italiano che corre da ufficiale a un certo livello. Team Mitsubishi, che sempre in conferenza stampa l'altro ieri a Olbia ha annunciato il cambio di management, non c'è più Sven Quandt alla guida del team Mitsubishi, ma un nuovo responsabile giapponese che ora, mi dispiace, mi sfugge il nome. Però quello che è più importante, che ci tengo a dire, è che Mitsubishi prosegue nel mondiale, prosegue con la Lancer Evo 8, ci saranno tante evoluzioni. Mentre seguiamo Galli, non fate molto caso al tempo, perché Galli con una vettura di gruppo N con 70 cavalli in meno, con 100 kg in più, con un cambio relativamente di serie, ma nonostante questo il nostro Gigetto ha staccato un bel 3.22.6. Complimenti a Gigi Galli, io non lo nego, sono un fan di questo ragazzo. E qui cominciamo con le vetture a due ruote motrici. Questo è Urmo Aava con una Suzuki che sta dominando in grande stile il campionato riservato alle vetture a trazione anteriore. E qui c'è proprio una grossa differenza tecnica. Innanzitutto sono vetture, vi dicevo, con la sola trazione anteriore. Poi hanno motori aspirati non turbo, con 1.600 di cilindrata, circa 230 cavalli. E sulla terra potete immaginarvi che avere la trazione esclusivamente sulle ruote anteriori crea delle grosse difficoltà, specialmente all'uscita delle curve lente, dove l'aderenza è limitata. Poi tra l'altro queste macchine hanno dei pneumatici più stretti, dei pneumatici più piccoli, ma nonostante questo sono decisamente spettacolari e hanno dei tempi ottimi. Molti gli italiani presenti in questo mondiale, il più veloce nelle prime gare, anche se ha avuto alcuni problemi, è stato Mirko Baldacci con una di queste Suzuki che sono veramente le mattatrici della stagione. Tra l'altro Aava corre con una versione ancora 2003, una Suzuki Ignis a tre porte, a differenza di Baldacci, di Wilks, degli altri piloti del team Suzuki che corrono con la nuova versione a 5 porte. Al comando di questa classifica, dopo una tappa e mezzo, troviamo la Suzuki Ignis di Per Gurna Andersson, secondo il nostro Mirko Baldacci a 24.7, terzo Guy Wilks con un'altra Suzuki a 39.1, poi la prima Renault con la di Nicolas Bernardi. Cerco gli altri italiani, sammarinese Broccoli in ottava posizione con una Fiat Punto, poi con un'altra Fiat Punto, dodicesimo Alan Scorcioni, staccato però di 16 minuti. Campionato riservato alle due ruote motrici che si disputa su 6 appuntamenti, siamo arrivati alla penultima gara, e questo è Nicolas Bernardi, seguito con un occhio di riguardo dalla Renault ufficiale. Clio molto molto veloce sull'asfalto, non a livello delle Suzuki sulla terra, però si sta difendendo il pilota francese. Vi dicevo, è quarto in questa fase della gara. Vado a dare un'occhiata intanto anche alla classifica del campionato del mondo riservato alle due ruote motrici. Nicolas Bernardi, o Bernardi alla francese, è secondo, staccato di 2 punti da Guy Wilks. Poi dopo l'Italia il piccolo circus delle vetture a due ruote motrici si trasferirà in Catalogna, salterà la Corsica, valida invece per il mondiale di gruppo N, cioè vetture di serie simili a quelle di Gigi Galli che abbiamo potuto seguire qualche paio di vetture or sono. Vediamo i tempi, anche in questo caso vi consiglio di non guardare il cronometraggio nei confronti di Solberg, due macchine completamente diverse. Bernardi stacca un 3.26.6. Sarà poi eventualmente interessante vedere rispetto al nostro Mirko Baldacci, che
che è in seconda posizione con la Suzuki Ignis. Vedete, vettura è molto vicina alla serie, anche se le carreggiate, cioè la larghezza, sono decisamente più ampie. E questo è Guy Wilkes, il leader del campionato, il leader provvisorio, pilota inglese, vincitore dell'ultima gara proprio a casa sua in Gran Bretagna, quando comandava Mirko Baldacci, poi un'uscita di strada, via libera a Wilkes. Wilkes potrebbe aggiudicarsi il campionato quando mancano due prove al termine. Vediamo il tempo in questa prova speciale. Hai un elicottero che ti porta le immagini a te? No, io guardo. Seguiamo il tempo. Vedete, questa è una Suzuki Ignis a 5 porte, a differenza di quella di Ava, è una versione evoluta. Suzuki che poi ha presentato un'ulteriore vettura che debutterà nel 2005, una vettura nuova, la Swift, presentata in questi giorni a Parigi, 3:23.9, 3 secondi meglio di Bernardi con la Bernardi con la Clio. Dunque ottimo tempo per il campione, il leader del campionato Junior Super 1600. E parte il Katayamaki, un altro bolide giallo. Simpaticamente nell'ambiente rally finiscono queste vetture delle lavatrici. Però d'accordo scherzare sulla linea particolare di questa vettura, ma quello che ci conta è che sono delle macchine, sono le migliori macchine che stanno correndo nel campionato 2x4 motrici. In Giappone hanno fatto un ottimo lavoro di sviluppo, sono macchine decisamente affidabili con un gran motore, e nonostante abbiano un baricentro alto che non le favorisce nei trasferimenti di carico da una curva all'altra, come vedete comandano indisturbate la classifica del campionato. Tra le vetture a 2 ruote motrici, vi dicevo, oltre alla presenza dei ragazzi, tutti under 27 anni di età, dunque ragazzi, c'è qualche vettura che non partecipa al mondiale ma che corre questa gara, tipo il nostro Paolo Andreucci, il campione italiano uscente con una Fiat Punto della Energy Technology, che si è inserito nelle primissime posizioni della classifica. Al momento è terzo tra questa categoria di vetture, con appunto la Fiat Punto della Energy Technology, gestita e seguita in gara da un team toscano, la Procar. Seguiamo Katayamaki. Non lasciatevi trarre in inganno dal nome, potrebbe sembrare giapponese, in realtà è un velocissimo, è uno dei tanti finlandesi volanti. E il miglior tempo finora è quello di Wilkes, 3:23.9. Vediamo Kosti Katayamaki cosa riuscirà a fare in questa prova. 3:23.9, più lento Katayamaki, meglio di lui, vi dicevo, Guy Wilkes. E adesso aspettiamo a breve la partenza e un po' di tifo nazionale per Mirko Baldacci, il ragazzo di San Marino. Ma attenzione, parte la prima punto, è quella di un altro sammarinese, Broccoli, assieme a Giovanni Agnese. Un inizio di stagione difficile anche per Alessandro Broccoli, anche l'anno scorso aveva partecipato al Mundialito con una Opel Corsa, quest'anno ha preferito in questa fase del campionato passare alla Fiat Punto. In classifica è staccato, ma sta ancora lottando per qualche punticino qui nella gara di casa. Seguiamo dall'alto la Fiat Punto, dove potete valutare l'allargamento delle carreggiate, una piccola cura aerodinamica, un alettoncino posteriore sull'1.8. Vi dicevo, motori aspirati che girano a circa 8.000 giri, 230 cavalli, vetture che sono tutte nell'ordine dei 1.000 kg, e proprio grazie a questa leggerezza rispetto ai 1.350 kg delle vetture a 4 ruote motrici, in alcune condizioni riescono a staccare dei tempi molto molto interessanti. Però quest'anno la grossa differenza a livello di campionato riservato alle vetture 2 ruote motrici l'ha fatta l'affidabilità, perché molte gare si sono corse su sterrati decisamente più brutti e sconnessi di questo della Sardegna, e tante vetture hanno perso le sospensioni, hanno rotto il cambio, hanno avuto problemi nelle prove, perciò non si è potuto valutare bene la velocità dei singoli piloti quanto la fidabilità di queste piccole vetture. Seguiamo le ultime curve per Alessandro Broccoli di San Marino. Attenzione, vi ricordo, siamo sempre in diretta ed è la prima diretta in chiaro di una prova completa del campionato del mondo rally, e noi di Sport Italia, io, Andrea Nicoli in prima persona, siamo contentissimi di essere qui a commentare queste immagini. 3:28.5,
direi un tempo leggermente più lento delle Suzuki per Alessandro Broccoli e Gio Agnese. Andiamo a vedere un attimo la classifica prima di questa prova speciale. Sto cercando proprio la posizione di Alessandro Broccoli, era 18° in classifica assoluta, e questa è ancora la classifica delle WRC, le vetture che comandano, che nel frattempo si sono spostate alla prova successiva. Solberg, miglior tempo, leader della corsa, secondo in campionato. Hirvonen, il compagno di squadra, a 1,5, dunque Subaru e Pirelli velocissime. E poi si prosegue con tutti gli altri, guardate il primo italiano Andrea Navarra nono, 11° Gigi Galli. E intanto siamo partiti con un'altra Fiat Punto, dall'alto colori rossi potrebbe essere Xavier Pons con una Punto seguita da un team italiano, Light Tech di Fabrizio Borra. Il pilota spagnolo partecipa sia nel campionato del mondo riservato alle vetture due ruote motrici, alterna alcune gare con la Mitsubishi Gruppo N e partecipa alle altre gare riservate a questo campionato. E proprio con una Mitsubishi si è aggiudicato a livello di Gruppo N una delle ultime gare del mondiale. Dunque un giovane talento seguito in prima persona dalla Federazione Spagnola. Federazione Spagnola e Federazione Francese molto attive da questo punto di vista. Spero che queste immagini servano a motivare anche la Federazione Italiana nel tentativo di lanciare qualche giovane con qualche sostanzioso contributo. Abbiamo dei buoni giovani, abbiamo visto Navarra, Galli, lo stesso sammarinese Baldacci. Dunque un incoraggiamento, speriamo anche con questo contributo di immagini in diretta di sensibilizzare nuovi sponsor, di sensibilizzare la federazione proprio per dare una mano ai nostri giovani ragazzi, un po' come fa la federazione spagnola e quella francese. Ma seguiamo Pons, 3,32, leggermente più lento la prova speciale dello spagnolo. Mi ricordo con una delle tante Fiat Punto impegnate nel campionato. E parte un'altra Clio, questa è una ragazza, Natalie Barra con Carl Williamson, un equipaggio femminile. Al via non sono tante le pilotesse che corrono, specialmente nel mondiale. Un nome storico su tutti, Michelle Mouton, l'unica donna che si è aggiudicata alcune gare del mondiale rally a cavallo degli anni 70 in coppia con Fabrizio Pons. Poi Fabrizio ha proseguito nel mondiale, ha navigato tanti piloti, l'ultimo che mi ricordo in ordine di tempo, Piero Liatti nel mondiale, una vittoria per loro a Monte Carlo nel 97. Poi Fabrizio si è dedicato alla famiglia, si è dedicata poi però anche a alcune gare, alcuni rally raid, sempre in coppia con piloti di altissimo valore. Non ultimo un'altra donna, Jutta Kleischwind con una Volkswagen Touareg. Ma seguiamo Nathalie a bordo di una Clio. Nel campionato riservato alle vetture due ruote motrici, le case che partecipano in forma semiufficiale, in forma indiretta, troviamo appunto la Renault con la Clio, la Fiat con la Punto, la Suzuki con la Ignis, la Peugeot con la 206, la Citroen con la Saxo, e proprio quest'anno è passata alla nuova C2. Poi c'era stata una presenza di Rover e di Volkswagen, però non ci sono più queste vetture all'interno del campionato. Ma quest'anno è proprio lo strapotere delle Suzuki, arginato solo in alcune volte da parte della Clio. Seguiamo ancora Natalie Barra, tempi che continuano inevitabilmente a crescere per due considerazioni. La prima perché sono piloti meno veloci e vetture meno competitive. E poi sulla terra c'è proprio un decadimento delle prestazioni. Si parte lenti perché c'è tanta ghiaia, poi diventa veloce, poi il fondo, specialmente all'uscita delle curve lente, si deteriora, si scava e le vetture inevitabilmente vanno più piano. E mentre arriva Natalie Barra, do ancora qualche secondo di spazio alla pubblicità, ci rivediamo tra qualche attimo. Al 50% del 13° appuntamento del mondiale. Ed ecco Andreucci, attenzione, perché lui è il campione italiano uscente. Non partecipa quest'anno nel mondiale, però come gita premio la N Technology ha mandato Paolo Andreucci e Anna Andreucci a fare un po' di esperienza sulla terra sarda. Al momento occupano le primissime posizioni, esattamente la terza posizione tra le vetture a due ruote motrici, anche se non prendono punti in questa classifica, proprio perché hanno solo una presenza periodica. E poi non dimentichiamoci che questo campionato è riservato ai ragazzi under 27. Paolino ha quasi 40 anni, tanta esperienza sulle spalle, ma un'opportunità per correre ad altissimo livello. E diamo un'occhiata
alla classifica delle piccole Super 1006. Al comando per Gurnar Andersson, secondo Mirko Baldacci a 23.1 prima di questa prova, poi Guy Wilkes a 36 con un'altra Suzuki, quarto Nicolas Bernardi Renault Clio e quinto Umo Aava con un'altra Suzuki, dunque quattro Suzuki ai primi sei posti. Mentre ritorniamo, mentre seguiamo queste immagini di Paolo Andreucci, vediamo di seguire proprio il tempo di Paolo. Anche lui tester di Pirelli, Pirelli che è anche monogomma nella Mondiale Junior, dunque un'esperienza leggermente superiore rispetto agli altri ragazzi. Guardate che grinta, che spettacolo. Campione italiano l'anno scorso con l'appunto, ma campione italiano anche qualche stagione or sono con la Ford a quattro ruote motrici, con la Ford Focus. Attenzione al tempo di Andreucci, potrebbe essere il migliore della prova, 3.22, difatti paga 13 secondi 1 da Peter Solberg con una 4 ruote motrici, ma è il migliore tra le vetture a 2 ruote motrici. E mentre proseguiamo ancora per una manciata di minuti con le immagini diretta qui da Sport Italia, vi ricordo i prossimi appuntamenti con Eurosport stasera alle 23.30, la sintesi della seconda giornata, e poi sempre alle 23.30 domenica sera la parte conclusiva della gara. Mentre per Sport Italia è prevista ancora mezz'ora di immagini nel palinsesto dei prossimi giorni. Adesso andremo a vedere in base anche a come si svilupperà la gara, dove poter continuare a parlare ancora di rally italiani, di rally mondiale che si sta disputando proprio in questi minuti nelle vicinanze di Olbia. E proseguiamo con le vetture, abbiamo visto un appunto, questa è una Citroën Saxo, Citroën che è impegnata con un doppio programma nel mondiale con la Xara, nel mondiale assoluto, nel Super 1006 con la Saxo e con la C4. C4 che sta dando le prime soddisfazioni sia a livello italiano per la Citroën Italia Team VF, sia a livello internazionale impegnata nel campionato europeo. Ma vi do anche qualche informazione sul proseguimento della gara, perché mentre noi stiamo commentando in diretta queste immagini, il rally, le prime vetture sono già sulla prova successiva, mancano tre tratti al termine della seconda tappa, della seconda giornata. Al comando la Subaru Impresa di Peter Solberg, a un minuto secco Sebastian Loeb, Citroën Xara, leader del mondiale con 5 vittorie al suo attivo. Terza la seconda Citroën Xara, quella di Carlos Sainz, quarto Marco Martin e quinto il fantastico Andrea Navarra. Continua a sottolineare la prova di Andrea, strepitosa ad altissimi livelli, i distacchi sono abbastanza pesanti, ma non dimentichiamoci che Andrea ha una vettura meno performante del primi attori del mondiale. E questo è Giacomo Gliari con una Subaru Impresa del Team Top Run, se ho visto bene i numeri sulla fiancata, il quarantenne varesino ha partecipato quest'anno anche all'Acropoli come regalo di compleanno con una Mitsubishi. Ora Giacomo vuole testare la Subaru e si permette di divertirsi a livello internazionale con una vettura di un buon livello. E vi dicevo, ancora tre tratti cronometrati al termine della giornata, ma stavo parlando di Andrea Navarra perché ci tengo a sottolineare una cosa curiosa che è giusto appunto raccontare. Andrea Navarra fino all'ultimo momento era in forse la sua partecipazione nel mondiale, proprio perché quest'anno tutto il budget che aveva a disposizione sua e della Subaru Italia è stato utilizzato e impegnato nell'italiano che stanno per vincere. Dunque alla vigilia della corsa, proprio all'ultimo momento, il suo compagno di squadra Piero Longhi, pensate, il compagno di squadra ha dato una mano a livello economico con gli sponsor, Piero Longhi ha dato una mano a Andrea Navarra e mettendo insieme questi soldi hanno permesso ad Andrea Navarra di andare a recuperare una vettura di buon livello, una VRC, e di essere qui a lottare per un posto di rilievo in una gara del mondiale. Quasi una storia da libro cuore, ma io continuo a sottolineare la sportività e il buon clima che c'è all'interno di Subaru Italia, e grazie all'aiuto appunto della seconda guida di Piero Longhi, Andrea Navarra è qui a lottare con i primi del campionato del mondo. E intanto si susseguono le partenze degli iscritti alla gara. Questo è Davide Catania con Federico Vescarelli, due piloti privati su una Mitsubishi. È possibile, se c'è posto a livello di iscritti, partecipare a qualsiasi livello in una gara del mondiale, non ci sono limitazioni, un po' come avviene in altre formule,
e questo, se vogliamo, è anche una prerogativa, io definirei una cosa bella nel Mondiale Rally. E direi, con queste immagini, con le immagini di un pilota privato, abbandoniamo la Costa Smeralda, diamo ancora un'occhiata a qualche tempo. Vi dicevo, leader incontrastato fin dalle prime curve, Peter Solberg, a un minuto con la Subaru Impreza, a un minuto Sebastian Loeb, a un minuto e 56 Carlos Sainz, poi Marco Martin con la prima Ford Focus, quarto 2.08, quinto Andrea Navarra a 6.26, poi con la seconda Ford Focus François Duval a 8.23, primo di gruppo N, ottavo assoluto, ripeto, ottavo assoluto con una vettura quasi di serie, il nostro Gigi Galli, secondo tra le vetture Super 1006, undicesimo assoluto Mirko Baldacci, e poi sto seguendo con la classifica per segnalarvi qualche inserimento ancora ad alto livello dei piloti italiani. Un altro sammarinese, Alessandro Broccoli, 17esimo. Ancora qualche immagine dall'elicottero. La nostra forza in campo era composta da 6 telecamere alla partenza, questa telecamera aerea e poi 6 telecamere a conclusione del tratto di prova speciale, 4,2 km la prova numero 10 di Lovia Avra. Vediamo anche il tempo di Catania, inevitabilmente i distacchi aumentano, anche perché questi piloti privati, per loro il principale e importante obiettivo da perseguire è l'arrivo di una corsa impegnativa, importante, una gara che si disputa su 1228 km, di cui 384 di tratti cronometrati. E con questo è veramente tutto, un caldo saluto da parte di Andrea Nicoli e vi do appuntamento questa sera alle 23.30 su Eurosport e nei prossimi giorni con Sport Italia per seguire le fasi conclusive del Rally Super Mag Italia-Sardegna. Arrivederci e buon proseguimento con la programmazione di Sport Italia. È stata l'ultima di Sport Italia. È stata l'ultima, quella di Tandalò, inizio a pochi chilometri dal centro abitato di Budusò, una gara caratterizzata da tratti larghi e veloci con una serie di tornanti a metà prova e una girandola di dossi chiamati addirittura le gobbe del cammello nel cantiere di Filigosu. E adesso vediamo la classifica, ovviamente parziale dopo la nona prova. Al primo posto si classifica il norvegese Peter Solberg, campione del mondo in carica sulla Subaru Impreza. Segue il capolista di questo torneo mondiale, il francese Sebastian Loeb, su Citroën Xara. Al terzo posto il plurititolato spagnolo Carlos Sainz, sempre su Citroën. Bella sfida dunque tra i due piloti, Solberg e Loeb, con il francese a 55 secondi dal suo diretto concorrente Solberg, per ora il primo della classe di questo Super Mag. Nel francese della Citroën, l'alsaziano Sébastien Loeb, che si trova in testa alla graduatoria iridata con 92 punti, 28 in più di quelli conquistati finora dal suo rivale Solberg. La quart'ultima prova della stagione ha regalato emozioni a non finire. A un certo punto l'estone Marco Martin con la Ford Focus è riuscito a recuperare e addirittura superare la Citroën Xara guidata da Carlos Sainz, ma ha chiesto troppo al suo mezzo, con il risultato di finire fuori gara. Terza piazza dunque che ritorna spagnola. Il forfè di Marco Martin, terzo in classifica del mondiale con 59 punti, ha spalancato le porte ad Andrea Navarra, assistito dalla moglie Simona Fedeli. Una Subaru VRC meno evoluta delle altre, ma capace lo stesso di stare davanti a fior di campioni. Per il romagnolo un risultato sensazionale. Attardato invece da noi al turbo della sua Peugeot, Marcus Gronol cerca di recuperare qualche posizione. Il vessillo dei quattro muri in mano a Francesco Marrone ed Alberto Aru su Mitsubishi Lancer, attualmente 22esimi assoluti. Arrivo nel pomeriggio al Molo Vecchio di Porto Cervo. Dunque, una quarantina di quelli che dichiarano, poi è tutto da andare a vedere, ma soprattutto 50-60, quindi pagano a livello di elettronica e di trasmissioni, eccetera. One right half long opens in the short five left. Dunque bisogna dire che Peter Solberg ha veramente fatto un rally di Sardegna veramente incredibile. Tutto in testa, mai una battuta vuota, mai un problema, mai un errore soprattutto. Quindi merito a questo pilota che, ripetiamo, se avesse iniziato la stagione con altri risultati, forse il campionato del mondo anche quest'anno avrebbe potuto essere un po' più incerto di quello che è stato. Oramai, anche se Solberg riuscisse a vincere questa gara, rimarrebbero 26 punti di distacco da Loeb, nel caso in cui appunto Sebastian Loeb, che vediamo inquadrato, finisse ancora al secondo posto. Quali sono le differenze di guida fra questi due piloti? Loeb ha una guida decisamente più pulita,
e a differenza di Solberg, che invece è molto più aggressivo. E in questo momento sarà perché Loeb comunque deve semplicemente cercare di contenere la guida di Solberg, è più efficace, però insomma sono due stili di guida differenti. Solberg è un po' più spettacolare anche per quello che riguarda il pubblico che va a vedere queste gare. E di pubblico abbiamo visto, ce n'è molto tutto il percorso di questa Sardegna, ecco qua. Stretta di mano, partita questa speciale. Ecco qua, allora vediamo anche il modo di guardare la strada è differente da parte dei due piloti. Vediamo che sembra guardare molto più distante Solberg rispetto a lui. No, il copilota, ecco qui che l'esultanza. L'esultanza ovviamente, ma insomma è un'esultanza largamente prevedibile da parte del team Subaru, perché Solberg è veramente messo dietro tutta la concorrenza. E quindi si aggiudica anche la 18esima e anche la 19esima speciale, quindi non può far altro che festeggiare e aggiudicarsi questo terzo rally consecutivo. E allora, inutile tradurre le parole di Solberg, che è veramente molto molto felice. Allora, Peter Solberg vince questo rally di Sardegna in 4 ore 43 minuti 47 9, a 2 minuti di ritardo Sebastian Loeb, Carlos Sainz, Andrea Navarra è quarto, François Duval quinto, Gianluigi Galli, Gigi Galli sesto, incredibile, Marcus Grönholm ha fatto una grande rimonta ma deve fermarsi al settimo posto, poi Anthony Walpole con la Ford chiude ottavo. Ed ecco qua i festeggiamenti per Peter Solberg, che difficilmente riuscirà a riaprire il discorso campionato mondiale, però ha dimostrato che per il prossimo anno sarà molto difficile. Ecco, ovviamente un grande rally per te, lui non può che dire sono molto felice, temevo molto questa gara ma tutto sommato alla fine mi sono trovato a mio agio, il percorso si è adatto molto bene a me, alle mie gomme e alla mia macchina, quindi tutto che. E quando dice una gara perfetta all'inizio alla fine, come potrai vedere contro Sebastian Loeb per quel che riguarda il campionato del mondo, quindi ha detto vedremo, però i punti da recuperare sono realmente molti molti rispetto alle tre gare che rimangono ancora da disputare, quindi non sarà facile, ce la metterò tutto. È molto vicino alla tua vittoria nel campionato mondiale. Sì, la gara qua è andata come mi aspettavo, ho fatto una gara tutto sommato non di attacco, sono rimasto dietro, quindi alla fine è andata bene. Allora, Sebastian Loeb 100 punti, Peter Solberg 74, Carlos Sainz 61, Marco Martin 59, Marcus Grönholm 49 con la Peugeot e poi tutti gli altri, Citroën che ha ampiamente vinto anche il campionato costruttori con 164 punti. I prossimi appuntamenti sono in Francia per il Tour de Corse, poi in Spagna per la Catalunya e poi infine si chiuderà in Australia per il Rally dell'Australia, mentre qua vediamo ancora le immagini di Peter Solberg. Allora, Pietro Balzi e Mauro Nobile vi salutano e vi ringraziano per l'attenzione, l'appuntamento è sempre su Sport Italia e continuate a seguirci con i nostri programmi. Ciao a tutti. Largo sfiora. Fuego con fe. Para izquierda rápido, rápido con corta. Para derecha rápida menos. Para lo corto izquierda buena más izquierda plena. But disaster strikes. The car is filled with smoke, which can only mean one thing: a serious engine problem. Oil must be leaking for some reason and burning on the engine. And on contact with the red-hot exhaust, the oil is in flames. Martin does his best, but his rally's over. I'll probably scratch yourself a bit. Sur gauche, je sens. Sur ton... Por la izquierda, acá.
short cut, one left minus Leiden. 50 mètres. Gauche 110 plus. A wholly professional performance. The 10 points, though, for the third consecutive rally belong to the Norwegian. After three retirements, including that dreadful smash in Germany, this third win will be all the sweeter. No! A fantastic achievement by Solberg and co-driver Phil Mills. And one to delight Subaru and Pirelli. Victory in Italy. Very released, molto soddisfatto e stanco, sono stato continuamente sotto pressione. È stata una gara difficilissima per me, una gara che ha richiesto fino al termine la massima concentrazione. Come sei riuscito a farcela? Cosa ti ha consentito di vincere la tappa? Devo dire che siamo stati veramente perfetti. La Pirelli ha fatto un ottimo lavoro impegnandosi al massimo nella scelta dei pneumatici ideali. Ovviamente però i complimenti vanno estesi a tutto il mio team. The whole team who makes us win this rally. And we have one more. I said I'm going over Wales, yeah? Yeah, another one here. Hey, don't run. This is well deserved. Well deserved. You have to just take it. Thank you, everybody. Really good. Hey, Max. You're looking back at the smell like shit. De toute façon, il va être obligé de sortir à un moment. Il est trop chaud, hein. Vous êtes obligé de sortir. Did you drive here to try? Hai guidato così per vincere il titolo a casa tua in Corsica? Ho sempre cercato di guidare il più veloce possibile, senza prendere troppi rischi, perché per me l'importante era finire la competizione, anche se devo riconoscere che Solberg era molto veloce e per me piuttosto difficile riprenderlo. Per cui ho preferito salvare il secondo posto, in quanto è un buon risultato nella corsa verso il titolo. It's a very good position for me, and so we'll see now in Corsica. Penso che un bel posto per la squadra, secondo o terzo, penso che per il campionato di marca molto importante, e noi ci mettiamo terzo, il campionato non è male. A giochi fatti, come ti è sembrato questo rally? Bene, è stato bene, una gara difficile. Grazie a tutti. Contentissimi, all'inizio ci speravamo in un risultato del genere, dopo il primo giorno però ci eravamo un po' demoralizzati, invece siamo veramente contenti. Ringrazio tutti, il mio team, i ragazzi, la Pirelli che mi ha dato delle gomme eccezionali, la mia scuderia Rubicon e Corse, tutti i miei amici, Longhi, tutti. La prova di Buduzò, dove entusiasti, sono stato lì, ho fatto un salto l'altro giorno per salutare i commissari e sono bloccati tutti a gridare, dice questo evento deve rimanere qua per sempre, guai a chi lo tocca, non lo toccherà nessuno, è troppo importante per la Sardegna e per l'indotto che porterà la nostra isola.